65 posti di lavoro a rischio su un totale di 250 dipendenti, una falla che si allarga anche nel settore della grande distribuzione, se è vero che questi numeri riguardano direttamente una delle aziende più significative del territorio, Auchan di Ancona. Tempestiva la mobilitazione sindacale, servita ad aprire quel tavolo di confronto che allo stato attuale sembra poter offrire qualche spiraglio verso il futuro. Si è arrivati a questa situazione un po' d'improvviso, l'azienda ci aveva annunciato l'ulteriore andamento negativo che questo ipermercato stava accumulando, ma non ci aspettavamo comunque un esubero di 65 lavoratori. La procedura di mobilità ci è arrivata il 21 giugno scorso, quindi è piuttosto imminente, abbiamo già iniziato la discussione nell'ambito dell'esame congiunto proprio ieri pomeriggio. Abbiamo ottenuto una disponibilità intanto a ragionare dell'ammortizzatore sociale che hanno loro utilizzato un po' in giro per l'Italia, che è il contratto di solidarietà. Sono previsti quindi altri due incontri in cui svilupperemo la fattibilità dell'utilizzo di questo istituto in una realtà comunque complessa sul piano degli orari di lavoro, perché la realtà come Auchan ha una miriade di orari di lavoro.